Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a un nuovo video. Oggi risponderò ad una serie di domande che ritengo piuttosto interessanti perché hanno come argomento principale i libri che non leggerò mai. Penso che un lettore si giudichi non solo in base ai titoli che sceglie di leggere, ma anche quelli che sceglie di non leggere. Partendo dal presupposto che non si possono leggere tutti i libri del mondo, e io aggiungerei meno male, bisogna appunto avere dei criteri con cui scegliere che libri leggere, basati naturalmente anche su cose soggettive, anzi direi soprattutto su pareri soggettivi. Sono divertita molto a sentire le risposte dei miei colleghi e quindi faccio anche io questo video tag. Partiamo subito con la prima domanda. Un libro parecchio pubblicizzato e anche molto amato che tu non sei interessato a leggere. Allora, senz'altro Le nostre anime di notte di Kent Aruf. So che è un autore molto amato, è praticamente ovunque. Per carità, io non reputo assolutamente il libro brutto, negli altri suoi titoli, d'altra parte di Aruf ho letto anche Benedizione e non mi è dispiaciuto, però appunto non mi è dispiaciuto, quel che significa che non mi ha neanche entusiasmato, non mi ha conquistato. Diciamo che il problema che ho con Kent Aruf è che secondo me non è particolarmente diverso da tanti autori americani che io ho già letto, quindi non mi interessa leggerlo ancora perché non credo che potrebbe darmi niente di nuovo. Ecco, diciamo che siccome il tempo è poco, cerco di concentrarmi sugli autori che penso possano darmi di più, ecco. Credo proprio quindi di non proseguire con la lettura dei suoi romanzi e mi fermo qui. Seconda domanda, una serie che non inizierai e una serie che invece non finirai. Allora, per la serie che non inizierò mai, adesso qua riceverò una pioggia di insulti, Guida Galattica per gli autostoppisti di Douglas Adams. Qui non ho assolutamente alcun pregiudizio nei confronti né degli autori né del libro, non penso assolutamente che siano brutti, però semplicemente non credo siano nelle mie corde, questo perché io non apprezzo tantissimo l'umorismo nei libri, lo apprezzo molto di più nell'audiovisivo, nei libri non tanto, e in generale non sono una grande amante del nonsense, dell'esagerazione per far ridere, non mi piace, a me piace l'ironia un po' più sottile, quindi le cose troppo bizzarre così non mi piacciono. E per farvi un esempio vi dico anche un titolo che ho detestato appunto per questo motivo, anche qua so che è un autore abbastanza amato, John Irving. Io ho letto Il mondo secondo Garp e volevo il libro. Questo libro consiste in una serie di gag assurde che succedono al protagonista, fra cui, ed è stato lì il momento che ho mollato il libro, l'inseguimento da parte di un cane del protagonista. Allora lì io ho chiuso il libro, ho detto enough. Diciamo che non sono una grande fan dell'umorismo umorale, quindi quello che si basa su gente che ha mal di stomaco, cambi di sesso, gente che cade, eccetera eccetera. Cioè a me queste cose, mi dispiace, ma non fanno ridere, sarà un limite mio. Per quanto riguarda Guida Galattica per gli autostoppisti, non so se in realtà abbia un umorismo appunto di questa natura molto corporea, però so che comunque si basa, avendone letto qualche pagina, so che si basa anche su giochi di parole, cose che, non lo so, a me non piacciono tanto nei romanzi. Cioè se fossero forme brevi allora mi piacerebbero di più, ma nei romanzi così non apprezzo più di tanto, nelle forme lunghe. Per quanto riguarda invece una serie che non finirò, assolutamente Le cronache del ghiaccio e del fuoco di George Martin. Allora, premetto che i motivi per cui non mi piacciono sono forse i motivi per cui i fan adorano la saga, quindi assolutamente adesso io vi dico le caratteristiche della serie, i motivi per cui non mi piacciono, però voi prendetelo come uno spunto perché magari a voi invece queste caratteristiche piacciono e quindi vi potrebbe interessare la saga. Allora, innanzitutto devo dire una cosa invece oggettiva, perché le cose che dirò successivamente sono proprio mio gusto personale, però questo è vero, c'è da dirlo. La saga di Martin secondo me è un pelino sopravvalutata, ma soprattutto per lo scrittore, perché ha una prosa assolutamente mediocre. Cioè, se vi aspettate di leggere qualcosa di sensazionale, non è così. Cioè, nel genere fantasy secondo me c'è di meglio, quindi lui scrive in maniera normale, cioè un narratore, non ha niente di letterario George Martin, mi dispiace ma è così, questo è un parere oggettivo. Mentre per quanto riguarda i miei pareri soggettivi, allora, perché non continuo la serie e perché mi ha profondamente annoiata, io l'ho letto un sacco di anni fa, mi pare che eravamo ancora alla seconda stagione di Game of Thrones. Allora, la prima cosa che ho detestato riguarda i punti di vista. Non mi piace, la trovo una cosa assolutamente infantile, il fatto che ogni capitolo inizi con in alto scritto sopra il nome del protagonista a cui appartiene il punto di vista che verrà narrato. Cioè questa cosa la trovo assurda, cioè per intenderci, primo capitolo in alto scritto Arya e poi inizia il punto di vista di Arya. Ma per me questo significa rompere il patto narrativo con il lettore, perché si vede che è una cosa fatta dall'autore
motore a posteriori. Quindi mi dà profondamente fastidio, perché in realtà ci sono mille modi per fare capire che quello sarà il punto di vista di quel particolare personaggio. Non c'è bisogno di scrivere in alto il suo nome. I tuoi lettori sono cretini, non lo capiscono che quello è il punto di vista di Aria. Cioè, non lo so, io la trovo una cosa proprio brutta, a livello formale brutta. Ma soprattutto il problema più grande dei punti di vista è che non c'erano mai i punti di vista dei personaggi che a me piacevano e che mi interessavano. C'erano sempre, anzi più o meno, gli stessi punti di vista. E questa cosa mi frustrava enormemente, perché a parte darmi sempre una narrazione parziale, e io so che questo magari può piacere, perché magari le persone preferiscono una narrazione più ambigua, io non riesco ad approfondire gli aspetti della narrazione che invece a me interessano di più, quindi quelli legati ai personaggi che a me interessano di più. Quindi questo fatto di aspettare ogni volta pagine per sapere le cose che a me interessano, a me non piace. Questo aspetto si lega anche ad un altro problema, che ripeto, per voi potrebbe essere un punto positivo, perché magari a voi piacciono le storie così. È semplicemente mio gusto personale, che io invece non lo sopporto. Cioè quegli autori che allargano, aggiungono personaggi, mettono mille storyline, mille cose che magari non c'entrano neanche niente. Cioè il fatto che non ci sia una narrazione principale forte, cioè, ma ci sia sempre questo tentativo di sviare, allargare, digressioni continue. Cioè, io capisco che appunto molti invece adorano questo, perché apprezzano la costruzione di un intero universo narrativo, quindi gli piace perdersi in mezzo alle storie. A me personalmente no, per lo stesso motivo che ho detto prima. Non mi interessa, la maggior parte delle informazioni dette dell'universo di Martin non me ne frega niente. A me delle leggende della casa Tyrell non me ne frega niente. Mi interessano solo le cose che hanno un senso per la trama principale. A me questa cosa di mettere miliardi di informazioni nella testa del lettore non piace. E voi direte, ma più avanti avranno un ruolo. Sì, ma io non posso aspettare 100 anni e nel frattempo assupparmi tutta una serie di narrazioni inutili, cioè nel senso inutili in quel momento, poi magari saranno utili dopo, ma nell'economia della narrazione io non posso assimilare delle informazioni se non ne vedo un'utilità. Cioè, fossimo in un videogame sarebbe diverso, ma in un libro io questa cosa tendo a sopportarla poco. Oltretutto mi annoia da morire, cioè i libri di Martin sono troppo lunghi per i miei gusti, cioè una roba veramente che ci devi impiegare una vita intera a leggerteli. Ci sono dei punti di vista che io salterei in pieno, tipo quelli di Bran, mi ricordo di odiarli. Non c'erano i punti di vista di personaggi che invece avrei voluto approfonditi di più, come Cersei per esempio, che non so in quale libro spunti il suo punto di vista, penso molto avanti nella narrazione. E quindi queste sono le caratteristiche, diciamo, che non mi hanno convinto dell'opera di Martin. Invece ritengo che queste possono essere delle caratteristiche che magari a voi possono piacere, perché dipende molto dalle vostre attitudini personali e dal vostro carattere. Quindi magari ci sono persone a cui piace entrare in questi mondi labirintici. Ci tengo a fare una precisazione: per quanto mi riguarda, Martin ha delle trame complicate, non ha delle trame complesse. Cioè, per me complesso è Borges, per me complesso è Joyce, quelli sono trame complesse. Quelle di Martin sono narrazioni complicate perché sono molto ingarbugliate, ma di essere non è che... Cioè, io mi secco per questo, perché se ci fosse lo stesso livello di complessità nella forma, mi ci metterei a capofitto, ma l'ostacolo, diciamo così, sta solo appunto nel ricostruire l'universo, non è tanto nella storia, che sì, avrà una filosofia di fondo, non lo metto in dubbio, ma non è questa roba allucinante, non è che è questo capolavoro immane. Secondo me è intrattenimento puro. Terza domanda, un classico che semplicemente non sei interessato a leggere. La lettera scarlatta di Hawthorne, il carissimo Nathaniel. Non me ne voglia, però io di donne vessate, umiliate, torturate, rifiutate in tutti i modi possibili e immaginabili, soprattutto tormentate a livello psicologico, sinceramente non ne voglio leggere più. Anche perché penso che per tutta la vita mi è bastato Thomas Hardy. Per carità, lo so che è anche una cosa di denuncia, però appunto se ho imparato la lezione anche solo leggendo la trama, perché penso che poi tutto sommato la lettera scarlatta si studi più o meno, se non al liceo, però sicuramente si studia all'università se si intraprende il percorso letterario, e poi anche come cultura generale penso che si conosca la storia, e infatti io la conosco molto bene, ho imparato la lezione, mi dispiace ma penso proprio che non la leggerò mai. Quarto libro, un genere che non leggi mai. Allora, in realtà i generi li ho letti tutti, perché comunque non mi sono mai messa dei paletti,
e da sempre sono una lettrice abbastanza curiosa, quindi ho letto anche generi che di solito non frequento. Per esempio la fantascienza non è un genere che io frequento molto, però Philip Dick l'ho letto, le distopie le ho lette, anche l'horror magari ho letto Edgar Allan Poe, mi manca giusto Lovecraft, che so che è un autore molto amato, perciò lo leggerò, così come i thriller, anzi i thriller forse ne leggo anche uno o due all'anno, quindi neanche così male. Sicuramente un genere che invece evito, non dico come la peste perché anche lì qualcosa l'ho letta, però quasi, sono i gialli. Ho anche una sorta di repulsione, visto che il mercato ovviamente è saturo, per usare un eufemismo, perché voi sapete che il genere giallo è il genere più in voga in generale, ma soprattutto in Italia. Ovviamente non voglio fare di tutta l'erba un fascio, quindi è chiaro, anzi ve l'ho anche detto prima, che io ho letto anche diversi gialli e mi sono piaciuti, cioè per esempio i classici, Poirot, Sherlock Holmes, qualcosina l'ho letto, non mi sono neanche dispiaciuti, però il mio discorso è un altro, cioè a me il genere giallo non piace proprio per mio gusto personale, perché a me di sapere chi è l'assassino non frega assolutamente niente, cioè è morto quel tizio? Ormai è morto! Ovviamente non mi interessa, attenzione, a livello narrativo, cioè non mi interessa leggere l'indagine che porta a scoprire il colpevole, ecco. Mi piacciono molto di più quelle narrazioni come L'avversario di Carrère, che ho recentemente letto, o il celebre A sangue freddo, che vi cito in ogni video, in cui si sa già chi è l'assassino e si indaga invece sul perché ha commesso quell'omicidio. E non è neanche un caso il fatto che questi due libri non siano assolutamente dalla prospettiva di chi deve fare giustizia, quindi il magistrato, il poliziotto, il carabiniere, l'ispettore, il tenente, eccetera eccetera, ma sono dal punto di vista di uno scrittore o comunque di un giornalista, perché io li ritengo molto più interessanti. A me questa ossessione della guardia in generale, che sia il giudice, che sia il poliziotto, l'ispettore privato, eccetera eccetera, ha stancato, cioè io non li trovo più così interessanti. Quante cose vogliamo ancora dire sui vari Nero Wolf, Maigret, Pinco Pallino, Montalbano? Sarà dovuto anche in parte appunto alla saturazione, c'è talmente tanti che forse sto avendo appunto un rigetto, quindi sicuramente è per questo, però diciamo che a me queste figure non dicono più niente, ecco. Quinta e ultima domanda: un libro nella tua libreria che probabilmente non leggerai mai? Allora, non ne ho, perché in realtà io mi libero spesso dei libri che non mi va di leggere, per esempio la Nemirovsky, ecco, vi posso fare un esempio che non, però non ho in libreria perché appunto l'ho venduta. Guardando Jezabel, che era il titolo della Nemirovsky che avevo comprato, ho pensato: questo titolo non mi incuriosisce più, non mi ricordo perché l'ho comprato. La Nemirovsky avevo anche letto le recensioni e avevo capito che non era il tipo di scrittrice che magari poteva fare al caso mio, che poteva essere nelle mie corde, allora ho detto vabbè, che me ne faccio, lo diamo a qualcuno che invece lo leggerà. Bene ragazzi, il video tag finisce qua, spero di non avervi fatto arrabbiare troppo questa volta, vi prego di mantenere i toni pacati, si può discutere di tutto con la massima civiltà. Vi lascio qui sotto il link di affiliazione nel caso vogliate comprare qualcosa che vi ho consigliato io ricevo una piccola commissione sul vostro acquisto, voi non pagate niente, è IBS e Amazon che mi pagano, quindi voi non dovete sganciare nulla. Trovate qui sotto anche i miei social nel caso vogliate seguirmi in altri meravigliosi luoghi internet, e la mia pagina Ko-fi nel caso vogliate sostenere il canale con un piccolo caffè tramite PayPal. Ho veramente concluso, un bacione a voi e alla vostra mamma e ci vediamo al prossimo video, ciao!